Siamo uno studio italiano con due location, una bolognese e un'altra milanese. Ci occupiamo di architettura e di disegno industriale. E i progetti nascono in vario modo, quelli di design normalmente in seguito a un'ispirazione, un'idea che così si sviluppa anche in base alle conversazioni, in base a un'esigenza che può essere anche un'esigenza di tipo normale, quotidiano. Come a volte può essere anche un brief, qualcuno, un'azienda che ti dà delle specifiche indicazioni e tu lo sviluppi. Sostanzialmente la creatività nasce da una contrapposizione a un sistema esistente, quindi tutta la proposta culturale degli anni 80 nasceva dopo gli anni 70, in cui evidentemente anche il paese si era mosso in un ambito di evoluzione se non di rivoluzione politica. Io penso che l'innovazione nel design, nel prodotto, nasca da quest'idea di contrapposizione, quindi contrapporsi a quello che è una proposta in questo momento magari commerciale, in questo momento anche di grande successo, che evidentemente trova nei giovani, deve trovare nei giovani quest'idea di contrapposizione proprio per sviluppare qualcosa che sia certamente innovativo. Diciamo che in generale io amo disegnare dei prodotti che abbiano dei contenuti innovativi, quindi faccio fatica a fare un prodotto esclusivamente commerciale. Quindi il prodotto, diciamo, che occhieggia troppo il mercato, che non contiene al suo interno un'idea innovativa. Ecco, questo fatto dell'idea trovo che sia indispensabile in un prodotto. Ma mi piace l'idea di pensare all'uomo che si muove in un ambito urbano o extraurbano con un veicolo assolutamente ecologico e che abbia quindi delle caratteristiche realmente innovative, come una specie di vestito di un veicolo molto vicino a quello che è l'essere umano. Ho deciso di partecipare accettando un invito in maniera assolutamente molto convinta perché penso che oggi sia importante dare peso a quelle che sono le propositività. Questo nome, infatti, il parlare di Young Design, che comunque è un concorso con grande tradizione, che tiene però insieme questa idea appunto della giovinezza e quindi la capacità propositiva. Nei giovani io vedo la capacità di proporre senza le inibizioni, senza il retaggio dell'esperienza. Io trovo che questo tipo di concorsi possa monitorare un'attività di progettisti che propongono oggetti sorprendenti, quindi, che non vuol dire effetti speciali, ma vuol dire qualche cosa che noi non saremmo in grado, noi come generazione, come età, come fatto anagrafico, come esperienza, non saremmo in grado probabilmente di sostenere o di pensare. Ecco, questo aspetto dell'innovazione, della sorpresa, me lo aspetto da questo tipo di.